Il bello del mio lavoro è che posso fare contenuti in cui vi dico da subito: prendete con le pinze quello che sto per dirvi, come in questo caso. E in seconda battuta invece posso portarvi contenuti molto più seri e a contatto, stretto a contatto, con dei professionisti, ancora una volta, seri, che questo fanno di mestiere, cioè ricostruire le dinamiche di mercato. E quindi stamattina provo a raccontarvi un po' quello che si è sentito nella giornata di ieri, quello che è circolato nella giornata di ieri nei confronti di Massimiliano Allegri. Poi oggi pomeriggio vi porterò un video insieme a Romeo Agresti in cui cercheremo di fare un punto un po' più preciso del mercato, di quello che vuole fare la Juve, delle idee, di come risolvere determinate situazioni abbastanza spinose, abbastanza delicate, che purtroppo da un po' di tempo a questa parte ci ritroviamo a dover portare avanti sul canale, proprio il ragionamento cercando di capire quella che sarà la Juventus dell'anno prossimo. Perché ragazzi, io ve lo torno a dire, so che passo come quello incontentabile, so che passo come quello che non ha pazienza, so che passo come quello forse in questo momento un po' negativo, ma sì, sul mercato della Juve Pogba a parte, ribadisco perché lì mi sento abbastanza tranquillo, sono un po' pessimista, un po' negativo per via delle tempistiche. E lo so che c'è tempo, lo so benissimo che il mercato inizia il 1° di luglio, ne sono consapevole, però il 4 inizia il ritiro e il 14 il campionato di agosto, quindi mi piacerebbe avere almeno quel mese e mezzo, quei 45 giorni a disposizione per l'allenatore e per la squadra, per avere davvero la possibilità di capire in che direzione si vuole andare. Ieri è circolata questa voce, ne abbiamo parlato anche un po' sul canale nei confronti di Massimiliano Allegri, ve l'ho detto ragazzi, secondo me almeno una battuta ci deve essere stata. Poi qua apriamo il campo del ognuno dice quello che vuole, perché purtroppo nel campo giornalistico ci sono quelli seri, appunto come Romeo, che prendono il loro lavoro in maniera decisa e lo fanno come devono farlo, e cioè riportando solo notizie di cui si ha certezza, e tanti altri purtroppo che non fanno il giornalista in maniera seria e anzi non hanno nemmeno le fonti e tante cose le sparano, e qua poi vai a capire chi c'ha ragione e chi no. E quindi ieri è circolata questa voce del Allegri avrebbe rifiutato 12 milioni di euro dal PSG. Siamo passati da si sono trovati per caso lui e Campos in hotel a Allegri ha rifiutato 12 milioni di euro l'anno al PSG, oppure le due cose sono fuse insieme, cioè Campos incontra Allegri, ah ciao, sei nella hall di questo hotel in Francia, sì anche tu caro amico mio, come stai? Ma molto bene, cosa mi racconti bello? Ma sto cercando un allenatore, ti va di venire ad allenare il PSG per 12 milioni di euro all'anno? Così per caso. Ora, fatico a credere che possa essere una ricostruzione accurata e precisa quella che vi ho appena proposto, però a questo punto non mi sento di escludere niente. Tanto lo sappiamo, nel calciomercato ragazzi ci siamo trovati ad analizzare situazioni più strane in assoluto. 2 anni fa abbiamo dovuto impegnarci nel discorso legato a Suarez e a un esame per poterlo tesserare, cosa mai effettivamente avvenuta, vedremo se lo tesseremo quest'anno. L'anno scorso si è parlato di mercato per via di una relazione clandestina tra un giocatore della nazionale degli Stati Uniti e la sorella di un suo compagno di nazionale, quindi McKennie Pulisic. Quest'anno stiamo ragionando sull'ufficialità di Pogba legata ad una serie televisiva, quindi io non mi sento più di escludere niente lato calciomercato, perché sono successe veramente delle cose negli ultimi anni, passando per l'Inter praticamente che vince una Champions grazie al contratto di Milito col Genoa lanciato all'ultimo secondo nel gong, cioè sono cose talmente assurde che ormai me le immagino tutte, penso che possano essere tutte vere, che tutte possono avere un fondo di verità, però ovviamente poi cerchiamo di tornare seri e c'è da dire, ma seriamente stiamo parlando di queste cose? Io fatico a credere che il PSG abbia offerto un contratto da 12 milioni all'anno ad Allegri e che l'abbia rifiutato così su due piedi senza pensarci. Poi potrebbe anche essere vero, perché vi dico, Allegri nel senso buono è un testone ed è super orgoglioso. Allegri c'ha la testa durissima e quindi potrebbe aver preso a cuore anche questa sorta di sfida di riportare la Juve dove merita, dopo un anno in cui lui stesso ha fallito, non più quegli altri che sono venuti dopo di lui, questa volta ha fallito lui, e questo potrebbe aver fatto scattare qualcosa in Allegri
per cercare di trovare rivalsa l'anno prossimo, e anzi me lo auguro, perché quest'anno secondo me c'è stato, come ho già ribadito tante volte, il problema inverso, e cioè Allegri che si ostinava a dimostrare che anche con una filosofia differente, perché quest'anno Allegri quest'anno non è stato l'Allegri degli altri anni, è stato molto l'Allegri dell'ultimo anno, e stava andando in una deriva pericolosa. E secondo me Allegri proprio qua è stato testone, orgoglioso, andare dritto per la sua strada per dimostrare che in quella famosa lite con Adani alla fine aveva ragione lui. Perché lui Adani, quando si va in quell'argomento lì, ragazzi, perdono di lucidità. E un conto se lo fa Adani da commentatore, un conto se lo fa Allegri, e poi ci sono delle ripercussioni sulla Juventus stessa, e allora lì non mi va bene. E allora vi dico, la notizia che era circolata ieri era la seguente, che già questa fa ridere, no? Allegri che rifiuta 12 milioni dal PSG, e allo stesso tempo Allegri che non è contento e soddisfatto del mercato della Juve, quello che è stato fatto fino adesso. Qualcuno potrebbe dire, ma è Allegri che fa il mercato? In realtà no, Allegri magari dà le indicazioni e ti dice mi serve un giocatore così, 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 oppure magari ti dà il nome, mi serve Pogba, mi serve Di Maria. Pogba, ribadisco, io sono tranquillo, per il momento non voglio aprire il vaso di Pandora inerente a Pogba, anzi, utilizzo il rasoio di Occam, Pogba è più facile che arrivi alla Juventus piuttosto che no, ok? Quindi lo teniamo lì. Su Di Maria sappiamo bene che ci sono delle perplessità, delle difficoltà. E qualcuno potrebbe dirmi, sì, vabbè, Allegri non è contento del mercato della Juve, però nemmeno gli altri club, Milan, Inter, così, sono al momento avanti nelle trattative o non hanno ufficializzato ancora praticamente nessuno. Ed è vero che il ragionamento di Pogba, Dybala, Renato Sanchez, che sono tutti giocatori che dovrebbero essere chiusi tra Juve, Milan e Inter, è il medesimo, cioè dovrebbe essere chiuso ma non è stato ufficializzato. Io però invito sempre a guardare in casa nostra, in primis, e in seconda battuta a ricordarci che noi negli ultimi 2 anni, non è un anno la sfiga, l'anno che è andata così, vabbè, è successo, no, negli ultimi 2 anni siamo arrivati sempre dietro Milan e Inter, sempre. Nell'ultimo anno abbiamo perso 2 trofei in finale con l'Inter. Quindi noi, sinceramente, del mercato che faranno Milan e Inter dobbiamo anche fregarcene e ricordarci che dobbiamo migliorare noi e dobbiamo arrivare noi a rendere migliore la nostra rosa e noi a rendere migliore il nostro atteggiamento all'interno delle partite, perché quest'anno noi non siamo mai stati coraggiosi, non siamo mai stati volenterosi di andare a vincere le partite. Noi quest'anno ci siamo accontentati, la parola d'ordine dell'ultima stagione è stato accontentarsi, e alla Juve non ti puoi accontentare. E anche i 6 politici, i 6 da compitino, alla Juve vanno tolti, vanno messi da parte. Perché non sono quello che vuole la Juventus. E soprattutto non sono quello che vogliono i tifosi della Juventus. Ma anche per un moto d'orgoglio. Cioè, se Dybala davvero andrà all'Inter, come sembra, la Juventus dovrebbe avere fastidio di questa cosa. Fastidio di aver lasciato andare quello che anche l'ultimo anno è stato il capocannoniere della Juventus, in una squadra che è arrivata sopra di te e lo acquista a parametro zero. E non vuoi fargliela pagare a Dybala? Se davvero c'è questa guerra tra Dybala e dirigenza della Juve, non vogliamo fargliela pagare a Dybala? Vogliamo dargli una soddisfazione? Fargli vincere altri trofei? Fargli vincere altre finali all'Inter contro la Juve? Ora, la Supercoppa non la possiamo vincere, perché non la possiamo giocare. Sarà Inter-Milan. E va bene. Però ragazzi, bisogna anche iniziare a mettersi nella testa che oggi noi siamo dietro queste squadre, Noi oggi siamo dietro Inter e Milan. Tante volte il tifoso della Juve ancora ragiona sulla Champions. A me, ad oggi, estate 2022, mi viene a dire una cosa che è brutta, è cattiva, non vorreste sentirvela dire, ma ve la devo dire. Ad oggi, più che la Juve, vedo plausibile una vittoria della Champions, del Milan o dell'Inter, proprio perché sono più avanti. Poi che la Juventus quest'anno possa fare un mercato all'altezza della Juventus per riportare la rosa anche al livello, non dico delle precedenti Juve di Allegri, perché secondo me è molto complicato, però aumentare il livello medio delle ultime 2-3 stagioni, beh, questo è doveroso, perché non sono solo gli allenatori negli ultimi anni che hanno fallito, C'è anche tanta responsabilità di chi ha costruito la squadra e di chi andava in campo, e questo va sempre ricordato. Perché la Juventus è un tutt'uno, Nel calcio si vince e si perde da squadra. E per quanto faccia un po' fatica a credere
alla voce che Allegri abbia rifiutato 12 milioni di euro alla PSG, però ribadisco, magari così testone, così testardo che potrebbe averlo fatto, sono molto incline ad accettare il fatto che Allegri invece possa essere infastidito dal mercato. Proprio perché a un certo punto bisogna mettere anche i pugni sul tavolo e far notare che al 16 di giugno, a 2 settimane da inizio mercato e ritiro, siamo indietro come l'anno del mai. Siamo indietrissimo. E non me ne frega niente di confrontarmi con le altre squadre che sono già più avanti di noi. E quindi noi queste 2 settimane le avremmo dovute utilizzare per almeno raggiungere il livello medio delle altre squadre, che per forza di cose è più alto, perché hanno vinto. E l'ha detto il campo, che è il giudice massimo. Perché un conto è avere delle opinioni sul valore delle squadre, sulla forza delle squadre. Poi però il campo cosa ti dice? Che 2 anni che arrivi dietro. E allora qualcosa devi fare. E se non lo fai e continui ad aspettare, ragazzi, quante volte ci siamo trovati negli ultimi giorni di mercato ad abbassare notevolmente le aspettative sui calciatori che potevano arrivare, dicendo vabbè, in così poco tempo cosa vuoi fare? E adesso basta. Perché con questa filosofia negli ultimi anni abbiamo visto, abbiamo lasciato andare un gap incredibile e ora ci ritroviamo a dover inseguire e ad arrabbiarci perché nelle ultime settimane non sono stati fatti passi in avanti per cercare di accorciare ancora questo gap e rimanere almeno aggrappati al treno di chi vince i titoli. Perché il Milan ha vinto lo scudetto, l'Inter ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa. E anche questi sono dati di fatto. E noi abbiamo vinto 0. Siamo arrivati quarti, dietro anche al Napoli. Quindi abbiamo 3 squadre da inseguire. E lo vogliamo fare con una sorta di rivoluzione, cercando di cedere 7-8 giocatori all'interno della rosa della prima squadra. 3 se ne sono già andati, che sono Dybala, Bernardeschi e Chiellini. Altri se ne andranno, verosimilmente Arthur, Ken, Pellegrini e chissà chi altri. E allora dai, è l'ora di mostrare, forse Morata stesso, perché ieri è scaduto il termine per il riscatto all'Atletico Madrid, la Juventus non l'ha riscattato a 35 milioni, quindi Morata ufficialmente oggi è un altro di quelli che è partito, tornato a casa, e sono già 7. Io capisco, lo capisco davvero, ve lo giuro, lo capisco chi mi dice sì, ma il mercato inizia il 1 luglio, e sono d'accordo, ma il 1 luglio tu devi già essere nell'idea che il 4 inizia il ritiro e si va in campo a sudare, a preparare un'altra stagione. E ce lo ricordiamo, è freschissimo il ricordo dell'annata scorsa che inizia con la Juve che perde un sacco di vantaggio e di punti nelle prime 4 giornate. E siamo stati tutto l'anno a ripeterci, sì, ma quelle prime 4 giornate, ragazzi, non tornano più indietro i punti. Cioè, se noi non ci ritroviamo da subito con una squadra competitiva, si fa fatica. E se lo stesso allenatore eventualmente magari è della stessa idea, sono contento, è un segnale positivo. Perché io mi sento terribilmente indietro oggi. Oggi ho poche certezze davanti. La Juventus non ha un attacco. La Juventus, con l'acquisto di Pogba, ha 12 centrocampisti. Con il rientro di Demiral, che potrebbe addirittura ora essere controriscattato all'Atalanta, vedremo. E l'arrivo di Gatti, abbiamo 5 centrali di difesa. Abbiamo 5-6 terzini. Non abbiamo attaccanti. Abbiamo Vlahovic, Chiesa ed eventualmente Ken se rimarrà ad oggi. Quindi mi sento molto indietro, molto indietro. Non possiamo rifare un reparto intero importante come l'attacco in un mese. No, perché il 14 di agosto inizia il campionato e ci sarà da spingere perché c'è pure il mondiale di mezzo e non voglio arrivare a quelle partite lì poco prima del mondiale, un po' in bilico, un po' indeciso col calciatore che magari deve andare al mondiale, che non è concentrato, che magari non ci mette la gamba perché ha paura del risentimento muscolare, dell'infortunio traumatico. Sarà un inferno, io ve lo dico già da adesso, e sarà un inferno quest'anno. E se non partiamo col piede giusto e se non abbiamo già tutte le cose precise, ordinate, organizzate, schedulate, ritorniamo a essere inghiottiti nel ciclone dell'anno scorso. E io non voglio assolutamente rivivere un remake delle ultime 2 stagioni in cui non entriamo mai in lotta, in competizione per lo scudetto. Ragazzi, non è il mondo fatato dei 9 scudetti di fila. Cioè, ve lo dico, io voglio aprirvi gli occhi, non è quel mondo fatato. Non stiamo andando bene. E così non è il modo che mi aspettavo di arrivare. Non è questo il modo in cui mi aspettavo di arrivare a metà giugno inoltrato. Mi dispiace tanto. Domani ci sarà il documentario di Pogba, scopriremo se ci sarà davvero una rivelazione per il futuro di Pogba, in modo da poter tranquillizzare quelli che magari sono un po' meno tranquilli rispetto a me sotto il proprio Pogba.
ma sotto tutto il resto io ho un terrore sotto il profilo dei terzini, dove dobbiamo innalzare la qualità, centrocampisti dove dobbiamo capire chi tenere o no tra i giovani, attaccanti che non sappiamo chi sarà attacco dell'anno prossimo, quanti saranno, chi ci sarà, non si sa. Io sono un po' preoccupato, e se dovesse essere confermata questa storia di Allegri altrettanto infastidito, sarei contento di capire che anche dentro la Juventus, quello che l'anno prossimo si prenderà tutto, meriti e demeriti, perché l'anno prossimo sarà l'anno del giudizio per Massimiliano Allegri. Capisco che possa essere preoccupato anche lui, perché voleva arrivare probabilmente a luglio con già una bozza di squadra, con alcune trattative minori magari da portare avanti nell'ultimo mese e mezzo di mercato, principalmente le cessioni di calciatori non più indispensabili e utili al progetto, per cercare di far entrare magari qualcun altro per completare la rosa. Per oggi l'unica trattativa che sembra chiusa è quella per Pogba, è quella invece per Di Maria, che era un altro nome caldissimo e magari fatto proprio da Massimiliano Allegri per cercare di innalzare il livello tecnico, sempre più lontano, anzi sempre più vicino alla fumata, quella nera però. Ci vediamo oggi pomeriggio con un video con Romeo Agresti. Fatemi sapere delle riflessioni di oggi, che cosa ne pensate. Io spero che Allegri sia veramente arrabbiato, che abbia battuto i pugni sul tavolo per dire: ragazzi, ci stiamo rendendo conto? Sì o no?